Buongiorno ragazzi, io sono Francesca Di Pietro, forse la maggior parte di voi già mi conosce, di solito parlo di viaggi, ma oggi vi racconterò un nuovo progetto con i cani. Vi presento, eccoli qui, i miei due cani, e il motivo per cui voglio fare questa attività è perché sono infinitamente debitrice dell'amore di questi due esserini che mi accompagnano nella vita. 2 anni fa ho adottato lei, che è stata trovata sotto un cactus in Puglia, e la vita mi ha portato a fare quello che non riuscivo a fare da tanto tempo, cioè aprire il cuore, sentirmi bene, sentirmi aia dolce, e in pratica la famiglia si è allargata e adesso c'è anche lui, che si chiama Bloomer, che è un attimo irrequieto, e quindi ho due bellissimi cani, ovviamente adottati entrambi. Quello che vorrei fare in questo momento della mia vita è ridare un po' del bene, dell'affetto che i miei cani hanno dato a me, e li vorrei dare ad altri cani. Sono qui infatti per parlarvi di un progetto che vorrei fare a gennaio. Vieni pure tu, patata. Questo progetto è un viaggio, visto che a me piace viaggiare, nel quale andrò a visitare in una settimana 7 rifugi da Roma in giù. Vi confesso che non è stato facile trovare dei rifugi da visitare, evidentemente non tante strutture vogliono farsi vedere sui social, e questa è una cosa alquanto preoccupante. Sapete che al sud ci sono tantissimi problemi di randagismo, ci sono anche tantissimi problemi dei canili e dei canili pubblici prevalentemente, ossia quelli che vengono chiamati canili lager. La mia campagna ovviamente non comprenderà la visita di questi canili lager, perché non si possono visitare. Io andrò a visitare dei rifugi condotti e gestiti da persone di gran cuore, meravigliose, che utilizzano la loro vita e i loro soldi per aiutare gli animali. Qual è il motivo per cui faccio questo progetto? Oltre al fatto che, ovviamente, come vi ho spiegato, voglio essere riconoscente ai miei cani e a tutti i cani che, se fosse per me, li adotterei tutti, ma perché vorrei sensibilizzare sull'aspetto dell'adozione, quindi scegliere di adottare invece di comprare. Nei rifugi e nei canili non si trovano solo cani meticci come sono i miei, ma anche tantissimi cani di razza, perché le persone li abbandonano. Al sud non c'è una coscienza del sterilizzazione, i cani randaggi vanno sterilizzati per evitare che si riproducano, e poi non ci si sa più che fare con tutti questi cani. E vorrei avere due scopi. Il primo è racimolare soldi concreti da poter poi distribuire in questi rifugi, e il secondo è sensibilizzare all'adozione, ossia in questo viaggio nei rifugi io farò delle dirette tutti i giorni, foto sui social, sul sito, per cercare di far conoscere i cani che ci sono, con la speranza che qualcuno di voi li adotti. Il motivo per cui non faccio questo progetto a dicembre è perché volevo evitare che le persone adottassero i cani come regalo di Natale, perché i cani non sono un regalo di Natale, ma vorrei che le persone capissero l'importanza di questo gesto e che lo facessero per tutta la vita. Quindi lo faremo a gennaio, se il tempo ci assiste, e andiamo insieme a vedere questi canili. Ti chiedo gentilmente di fare una piccola donazione, anche pochissimi euro ci possono aiutare. Se anche tu ami gli animali, aiutami. Ciao!